la palla c'è Vargas, accanto a lui è Nobile. Ecco ancora il capitano del Lecce, Beto Vargas, giocatore di dubbie qualità, ormai da parecchie stagioni a Lecce, il beniamino naturalmente della tifoseria locale. È anche molto pericoloso nelle battute da fuori. Il tiro di Barbas è deviato dalla barriera, termina in calcio d'angolo e il quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0, si pareggia anche il conto dei corner, 1 per Pato. È lo stesso Barbas che va a battere dalla bandierina, deve però battere dalla parte opposta. Ecco che finalmente Barbas può calibrare il suo traversone. Colpo di testa di Benedetti e Lecce in vantaggio. Dopo 5 minuti e mezzo di gioco, Benedetti con un ben aggiustato colpo di testa porta in vantaggio il Lecce per il tripudio, come vedete, dei sostenitori salentini. Un po' imbambolata la retroguardia del Milan, che ha lasciato piena libertà al giocatore che vedete inquadrato, il biondo Benedetti, che ha scelto ottimamente il tempo. È intervenuto di fronte piena sulla parabola calibrata dalla bandierina da Beto Vargas e ha portato in vantaggio il Lecce. 1-0 per il Lecce dopo 5 minuti e mezzo di gioco.